Benvenuti ad Economia Dialoghi sull'impresa, lo spazio informativo del mondo confindustriale che vi tiene compagnia ogni settimana all'insegna di un argomento sempre diverso e di attualità. Nella puntata odierna parleremo della sinergia vincente tra università ed imprese. Ne costituisce un esempio evidente, ad esempio, il progetto Impresa in Accademia di Confindustria Chieti Pescara, che per il 2021 vedrà l'opera gli studenti alle prese con la scoperta della trasformazione digitale. Di questo progetto si è parlato in maniera molto diffusa, visto che è ormai alla decima edizione ed è stato citato anche in un importante volume, il cui titolo vi leggo: Dalle ore lavoro alle ore valore, storie del lavoro che verrà. E ha preso il premio come primo classificato per la saggistica al premio Calos di Forte dei Marmi. È un libro firmato da Luigi Di Giosafatte e Claudio Bonasia, già nostro ospite. Quindi sono tutte tematiche di importanza cruciale. Ne parleremo con degli ospiti di caratura assoluta che sto per presentare. In collegamento abbiamo Andrea Principe, che è il rettore della Università Luis Guido Carli. Buonasera, rettore. Buonasera, buonasera a tutti. Ancora in collegamento la prorettrice dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, Augusta Consorti. Buonasera. Buonasera a tutti. In studio un ospite che in realtà è di casa, abbiamo Luigi Di Giosafatte, il direttore generale di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera a tutti. E con il direttore generale inizio, entriamo subito nel vivo e al direttore generale chiedo Confindustria Chieti Pescara come si sta muovendo in questo ambito, nell'ambito della formazione e soprattutto come si è modificato questo argomento alla luce della pandemia che è imperversa. Prego, direttore. Assolutamente sì, noi da un decennio almeno abbiamo una collaborazione costante col mondo dell'università. C'è da registrare un dato purtroppo preoccupante per il nostro paese, un paese che non scommette sui giovani, è un paese destinato a fallire su tutto, sulla sua economia, sulla sua socialità. Ecco, il rapporto annuale sull'immigrazione, il valore economico di questo rapporto annuale ci dice che noi abbiamo perso negli ultimi 10 anni 250.000 ragazzi che sono andati via dal nostro paese, principalmente in Inghilterra, in Svizzera, in Francia, in Germania, ma sono andati anche in America, in Canada e persino negli Emirati Arabi. Pensate un po', il valore aggiunto di questa perdita per noi ammonta a 16 miliardi di euro e quindi è un punto percentuale del PIL del nostro paese. Non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo iniziato già dal 2008 con un primo progetto, all'epoca Start Impresa, dove ci seguì l'Università D'Annunzio, e abbiamo allargato con Impresa in Accademia successivamente, con innovazioni nella edizione del 2020 completamente online, dove i ragazzi hanno risposto a un hackathon con problematiche aziendali di tutto rilievo e hanno dato risposte concrete. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere con noi non solo l'Università D'Annunzio, che da sempre collabora con noi, l'Università di Teramo, l'Università dell'Aquila, ma anche la Luis, ci tengo a dirlo, perché abbiamo formato gruppi di lavoro di studenti che erano di facoltà di università diverse, che hanno dato risposte concrete alle problematiche delle nostre aziende, risposte che per almeno un 70% di queste problematiche sono state già attuate, e quindi questo è anche il grande valore del brain, del cervello dei nostri giovani.
Perfetto, direttore, io passerei adesso la parola direttamente al rettore, rettore Principe. Abbiamo parlato di appunto offerta formativa, abbiamo parlato di sinergie e vorrei sapere dal suo osservatorio lo stato attuale, insomma, come avete garantito la continuità dell'offerta formativa in questo periodo. E rispondo come dovrei dire, con un hashtag. Noi non ci siamo mai fermati durante la pandemia, abbiamo volutamente mantenuto continuità attraverso un investimento sul digitale, appunto per fare in modo che i nostri studenti e le nostre studentesse non perdessero un'ora di lezione, né tantomeno perdessero l'opportunità di sostenere esami piuttosto che difendere le proprie tesi di laurea. I numeri sono molto chiari e precisi, abbiamo erogato più di 20.000 ore di lezione, queste hanno cubato, come si direbbe, 75 milioni di connessioni, invitato studenti e studentesse a sostenere più di 3.000 esami e questo ci ha permesso, grazie alla collaborazione, è stata permessa queste opportunità che abbiamo continuato a offrire ai nostri studenti e alle nostre studentesse hanno permesso a LUIS di essere considerata una case history a livello internazionale, tant'è che grazie al nostro partner tecnologico che è Cisco, siamo stati identificati come la miglior case history universitaria a livello europeo. Questo ovviamente ha richiesto anche un investimento nelle nostre aule, nei nostri campus che state adesso guardando, investimenti che sono stati ovviamente accelerati durante la pausa estiva e che non sono stati soltanto, diciamo così, tecnologici. Noi abbiamo investito pesantemente anche nella formazione dei nostri docenti, perché insegnare online, erogare un corso o sostenere un esame, far sostenere un esame in un ambiente digitale è sicuramente diverso rispetto a una modalità più tradizionale. E devo dire che questi investimenti ci hanno dato ragione. Noi già lo scorso anno, quindi a settembre scorso, abbiamo fatto registrare numeri sempre più importanti in termini di domande di ammissione. Noi siamo al numero chiuso e quindi abbiamo registrato un più 10% di domande di ammissione per le magistrali e per le triennali, e quello che ci ha colpito ancora più positivamente è stato una crescita esponenziale delle domande di ammissione da parte di studenti internazionali, più 130%. E questo trend continua a essere sempre positivo per noi. Alle prime prove dei test d'ingresso che abbiamo organizzato recentemente, abbiamo fatto registrare un più 25% di incremento. Quindi, fondamentalmente abbiamo reagito, come si direbbe adesso, siamo stati resilienti in modo da continuare a mantenere e mantenere vivo la relazione, diciamo così, di apprendimento tra docenti e discenti. Ecco, da questo punto di vista siamo stati innovativi, non abbiamo registrato nessuna lezione, abbiamo voluto mantenere vivo il rapporto con una didattica sincrona. Ora, ovviamente, abbiamo adottato un modello ibrido, nel senso che permettiamo ai nostri studenti e alle nostre studentesse di frequentare anche in presenza, però la modalità, così com'è, per rispettare il DPCM, prevede anche delle lezioni online. Benissimo, abbiamo visto delle immagini molto belle della vostra attività e quindi sicuramente un applauso allo sforzo svolto. Professoressa, a lei chiedo, dal punto di vista della nostra regione, l'Università Gabriele D'Annunzio, come ha fatto fronte a questa nuova modalità didattica? Guardi, anche noi, io posso dire che anche il nostro Ateneo, ma in fondo tutto l'intero sistema universitario nazionale ha retto molto bene all'impatto della pandemia che ha avuto questa pandemia sulla formazione. E ha retto molto bene, tanto che in fondo ci ha costretti ad innovare, ci ha costretti a sperimentare nuovi modelli nella didattica. Abbiamo fatto, devo dire che abbiamo fatto in pochi giorni, siamo stati costretti a fare in pochi giorni quello che non avevamo fatto in tanti anni prima. E devo dire che l'esperimento è stato riuscitissimo, perché comunque anche noi non ci siamo mai fermati, abbiamo avuto sempre
un'aula, seppure virtuale, aperta. E le posso fare un esempio diretto, perché io ho fatto lezioni al primo anno, tra l'altro ai ragazzi alle matricole, e, diciamo per metà periodo in modalità mista, così come ci ricordava il rettore prima. E anche noi abbiamo fatto in modalità mista, poi siamo stati costretti a chiudere perché è iniziata la seconda ondata, i numeri erano preoccupanti e quindi le autorità preposte ci hanno, diciamo, consigliato, ci hanno detto che bisognava chiudere. Ma questo non ci ha fermato, tant'è che io ho verificato che al di là delle iscrizioni che sono aumentate, è aumentata anche la frequenza. Ho visto che anche per gli studenti è stata un'opportunità di crescita, oltre che per noi docenti. C'è stata anche, io l'ho verificato personalmente, una maggiore propensione da parte degli studenti ad interagire con il docente. Avevano forse meno timore di fare domande. Insomma, io ho visto che le lezioni con questa modalità si sono svolte nel migliore dei modi, così come non abbiamo avuto problemi per lo svolgimento degli esami di profitto, per gli esami di laurea, addirittura per attività convegnistiche e laboratoriali. Insomma, diciamo che questo esperimento ha funzionato e io credo che nulla sarà più come prima, perché sono certa, pur consapevoli che la didattica in presenza è insostituibile, abbiamo sperimentato questa nuova modalità che andrà a migliorare, ad arricchire le modalità tradizionali della didattica. Concordo perfettamente con questa sua visione di quello che sarà il futuro della formazione, senza ovviamente togliere la centralità alla didattica in presenza. Un po' a supporto di questa interazione tra didattica, imprese, sentiamo un contributo che manderà a breve la regia, appena finirò la presentazione, della Randstad. Esattamente Luciana Laverghetta risponde a per quale motivo ha aderito in quanto partner al progetto Impresa in Accademia. Sentiamo. Il progetto Impresa in Accademia tra Confindustria Chieti Pescara e Randstad nasce con l'obiettivo di creare una modalità di apprendimento in grado di collegare la parte d'aula con la dimensione pratica. Nasce con l'obiettivo di arricchire il percorso universitario con una serie di competenze che sono indispensabili per entrare nel mondo del lavoro. E missione di Randstad è proprio quella di agevolare l'ingresso dei giovani nella dimensione lavorativa, come attraverso attività come questa che siano in grado di fornire strumenti, mettere in contatto con gli stakeholder del territorio come l'università e conoscere le imprese e le organizzazioni. Elemento vincente del progetto è sicuramente stato aver messo al centro appunto persone ed organizzazioni, averli fatti incontrare, averli fatti dialogare. Da quando nel 2012 abbiamo introdotto nella fase di selezione gli assessment strutturati e di colloqui individuali, abbiamo poi nelle 8 edizioni successive incontrato mediamente 100 studenti all'anno e questo ci ha dato la dimensione di come un progetto come Impresa in Accademia è fatto di persone di buona volontà che a diversi livelli, uniti da passione e da voglia di fare, si mettono insieme. E sicuramente passione, voglia di fare e entusiasmo sono elementi imprescindibili per addentrarsi nelle sfide che caratterizzano il mondo del lavoro. Direttore generale, si parlava nel contributo di interazione, di passione, di voglia di fare. E che modalità assumerà in questo 2021 questo progetto? Prego. Utilizzeremo una modalità online, naturalmente,
ma ci esprimeremo con tutte, diciamo, le caratteristiche che il progetto ha avuto sin dalla sua prima edizione. Oggi siamo alla 10ª edizione e abbiamo numeri importanti. Nelle 9 edizioni precedenti questo progetto Impresa in Accademia ha portato ai workshop generali 2.350 studenti, 210 sono stati corsisti selezionati dall'Agenzia per il Lavoro, lo citava Randstad, 450 ore di formazione agli studenti e 85 stage che abbiamo garantito all'interno dell'azienda in gruppi di lavoro che devono portare risposte a problemi concreti delle nostre aziende. E abbiamo svolto 23.375 ore di stage aziendali solo per il progetto Impresa in Accademia. Noi partiremo anche quest'anno con il 18 di marzo dove ci sarà il primo webinar che come ogni anno il titolo è Realizza i tuoi sogni, e quindi interverranno manager, imprenditori e coach che faranno comprendere agli studenti, una platea molto ampia, mediamente 300 studenti, farà comprendere appunto che cosa significa realizzare, essere protagonista del proprio futuro nel lavoro, nella imprenditoria. E poi il 25 marzo ci sarà il secondo webinar generale con i lavori del futuro, i nuovi scenari. Ecco un po' quello che abbiamo riportato sul libro io e Claudio Bonasia, dal titolo appunto Alle ore lavoro, alle ore valore. Noi su questo assunto, cioè che per il futuro non pagheremo più le persone per il tempo che passano sul posto di lavoro, ma per il valore che creeranno all'interno delle organizzazioni in termini collettivi o individuali, molto più in termini collettivi. Su questa linea abbiamo anche lavorato per far comprendere che il dibattito sterile che in questi anni pervade anche il nostro paese su quanti posti si perderanno con Industria 4.0 e con la digitalizzazione, noi riusciamo a dimostrare invece che la vera sfida vincente del futuro significa invece sapere quanti nuovi lavori andranno a coprire i vecchi lavori, e saranno sempre nuovi lavori meno impattanti sulle persone. Ecco, vorrei ringraziare naturalmente i partner di livello nazionale e internazionale che hanno, le vedete già sullo schermo, che hanno scommesso anche quest'anno, scommesso con noi per dare la possibilità ai nostri studenti di poter frequentare i laboratori, naturalmente online, i laboratori aziendali, cosa che prima facevamo in presenza, e poter dare, ci sono dei premi, non sono solo un unico premio, no? Dei premi che per esempio la Top Solution dà al progetto che ha il maggior potenziale di sviluppo internazionale, lavorato nei gruppi di giovani che saranno selezionati e che andranno in azienda, dicevo, Top Solution offrirà questo percorso di Digital Export Management che sarà online ma che negli anni passati era invece direttamente in presenza. Così anche i premi di Crea Lavoro Giovani e Federmanager, che comunque offrono alla squadra vincitrice 3 percorsi di coaching di 6 incontri per un totale di 12 ore. Ecco, vedete, il premio che noi, o i premi che noi diamo ai ragazzi che si sono fatti riconoscere validi all'interno di un percorso che premia il merito e non altro, sono premi che puntano a dare strumenti a questi studenti per il loro futuro e per il futuro del nostro paese, con la speranza che resteranno qui da noi, perché questo è un tema importante. Noi diciamo sempre: andate, fate esperienze globali e internazionali, ma l'Italia vi deve poter ricevere quando voi avete il vostro bagaglio da portare qui sul nostro paese. Noi spendiamo mediamente da 80 a 90 mila euro per ogni giovane che si forma in Italia fino alla laurea. Non possiamo depauperare questa grande risorsa. Rettore Principe, il direttore generale parlava di sfide. La formazione che fisionomia assume alla luce dello scenario che in qualche modo abbiamo tratteggiato qui in studio?
Io mi ritrovo molto nelle parole del direttore generale, perché l'iniziativa che ha raccontato è un esempio interessante di come dovremmo affrontare le sfide del futuro. Le sfide del futuro, e la pandemia ce lo sta insegnando, saranno sempre più complesse, saranno sempre più discontinue, saranno sempre più problematiche, richiederanno competenze, conoscenze, abilità differenti. Quindi ecco, vedere impresa e università, istituzioni che collaborano, sicuramente fa ben sperare. Quali sono le implicazioni per la formazione? Quali le implicazioni per i percorsi formativi? Visto che appunto la complessità sarà dominante, o qualcuno l'ha chiamata anche ipercomplessità, e soprattutto non saremo in grado di prevedere come evolveranno i futuri lavori, quali nuovi futuri lavori saranno creati. Io penso che i percorsi formativi delle università, ma a partire già diciamo dalle scuole medie in poi, quindi l'intera filiera formativa dovrà offrire ai nostri studenti, alle nostre studentesse, l'opportunità di poter creare, poter sviluppare una sorta di bussola, forse dovremmo dire una sorta di GPS. GPS che poi si traduce in una cassetta degli attrezzi che necessariamente dovrà essere multidisciplinare. Appunto, la complessità richiede un approccio ampio, delle chiavi di lettura diverse, non necessariamente esclusivamente specialistiche. E quindi dicevo multidisciplinare e soprattutto cassetta degli attrezzi poliedrica, cioè tutti questi gli studenti e le studentesse dovranno essere in grado di sviluppare strumenti che permettano loro di interpretare e di agire sulla realtà, di governare il cambiamento, non di adattarsi. Noi in LUISS ad esempio abbiamo inserito in tutti i percorsi formativi che abbiamo, quindi dalla giurisprudenza alle scienze politiche, al management, all'economia, abbiamo tra virgolette imposto dei percorsi di abilità digitali. Questo lo diceva bene anche il direttore generale, è importante che tutti i futuri laureati e laureate abbiano strumenti, abilità digitali che permettano loro di saper interagire con macchine intelligenti che saranno sempre più pervasive. D'altro canto, per quanto appunto dobbiamo sviluppare queste abilità, questi codici, questi nuovi linguaggi, non dimentichiamoci che abbiamo anche bisogno di abilità che diciamo così possono essere tipicamente caratterizzate o caratterizzanti la nostra cultura, che è una cultura classica. Noi in LUISS ad esempio quest'anno abbiamo istituito corsi liberi di filosofia generale, di letteratura italiana, di storia delle arti antiche e dell'archeologia, di storia della musica, perché siamo convinti che al di là della propria specializzazione, che può essere appunto in marketing, può essere in economia, può essere in scienze politiche, può essere in giurisprudenza, studenti e studentesse, quindi futuri laureati e laureati, dovranno avere degli strumenti interpretativi più flessibili. Sappiamo tutti benissimo che le cosiddette scienze umanistiche offrono a noi esseri umani un atteggiamento critico, un pensiero critico che nessun'altra disciplina può offrire. E quindi da questo punto di vista, torno a dire, la cassetta degli attrezzi di futuri laureati e laureati dovrà essere poliedrica, dovrà racchiudere in sé, ovviamente racchiudere all'interno di confini flessibili, direi quasi liquidi, una specializzazione sicuramente interessante, ma d'altro canto dovrà avere due, diciamo così, ulteriori pilastri. Una appunto è a che fare con le abilità digitali, l'altra ha a che fare invece con quelle abilità che ci offrono soltanto le scienze umanistiche. Benissimo. Professoressa, cedo immediatamente a lei la parola. Si parlava di nuovi orizzonti, di una vivacità che richiede ovviamente delle abilità digitali da interfacciare e con altri profili che siano in sintonia con quella che è la nostra insomma, cultura e visione delle cose. E c'è anche una richiesta di innovazione da parte delle aziende. Come si pone il mondo della ricerca universitaria in tal senso? Allora, la ricerca universitaria, dunque io innanzitutto voglio dire che sono assolutamente concorde con quanto ha detto sia il direttore generale che il rettore. Il direttore generale ha
posto l'accento su una questione che insomma noi sottolineiamo ormai da tanto tempo. L'Italia fa un grosso investimento sulla formazione universitaria dei giovani, quindi crea valore, e questo investimento non ha il realizzo dovuto, e il realizzo dovuto ce l'avrà la nazione dove questi studenti, questi ragazzi, questi giovani formati andranno a svolgere il loro lavoro. E quindi è importante che si rifletta su questo, e io sono certa che in tal senso c'è una grossa sensibilizzazione per risolvere questa questione. E ancora il professor Principe ha sottolineato una cosa importantissima, che l'università non deve solo dare strumenti per diventare competenti su qualcosa, su degli aspetti, ma deve fornire quella cultura necessaria per far acquisire ai giovani un pensiero critico ed essere in grado poi non solo di risolvere i problemi, ma addirittura anticipare le domande per risolvere i problemi. E non si deve assolutamente avere timore del fatto che il nuovo, l'innovazione, distruggerà posti di lavoro, perché ce ne saranno tanti altri. Da questa crisi emergerà un nuovo scenario, certamente molto più competitivo, e noi vogliamo che i nostri giovani siano pronti, vogliamo che il territorio sia pronto, che il nostro sistema produttivo sia pronto, perché io lo dico sempre agli studenti, perché comunque il mondo non ci aspetta, e noi dobbiamo essere consapevoli di questo, che per essere competitivi non ci dobbiamo adagiare su quello che conosciamo, ma dobbiamo ampliare i nostri orizzonti. Su cosa ha puntato l'Ateneo d'Annunzio? Allora, innanzitutto, consapevoli che le università sono una fonte di conoscenza formidabile, è importante, si deve capire che è importante capitalizzare questa conoscenza, perché capitalizzando questa conoscenza noi possiamo generare sviluppo economico per il territorio. È la famosa terza missione di cui tanto si parla delle università. È compito della terza missione. Cosa ha fatto la D'Annunzio in questi ultimi anni? Si è impegnata sicuramente molto nella diffusione della cultura del trasferimento tecnologico. Per esempio, abbiamo potenziato i rapporti con gli stakeholders, costituendo un tavolo permanente di interlocuzione con tutti i rappresentanti del sistema produttivo. Un nostro interlocutore privilegiato, lo ricordava prima il direttore, è proprio Confindustria. Abbiamo fatto e stiamo facendo portando avanti tantissime iniziative, e gli studenti sono veramente entusiasti di questo, c'è stata una risposta formidabile in tal senso. Ma io vorrei anche ricordare per esempio per l'alta formazione, il dottorato di ricerca, abbiamo avuto dei risultati eccellenti, borse finanziate dall'esterno che sono molto aumentate. Si pensi che solo nell'ultimo anno noi abbiamo avuto 19 borse PON e 5 borse industriali, a riprova del fatto che c'è un grande interesse di creare questo collegamento con il sistema produttivo, con l'esterno. È aumentato, per esempio, abbiamo puntato anche molto sulla mobilità e l'internazionalizzazione, è aumentato il numero dei dottorandi stranieri. E l'Università d'Annunzio vuole diventare un importante incubatore di impresa, perché siamo consapevoli che comunque per valorizzare al meglio i risultati della ricerca c'è bisogno di questo collegamento, c'è bisogno di sostenere lo sviluppo di start-up, di spin-off,
Perché per esempio l'Università d'Annunzio... Professoressa, siamo in conclusione, quindi mi deve fare un flash. Io sono entusiasta e quindi vorrei lo dire so. Spero di aver espresso al meglio quello che volevo dire. Grazie. Assolutamente, mi dispiace interromperla, però abbiamo colto e capito benissimo quanto sforzo ci sia per impostare una nuova rotta dal punto di vista della formazione e dell'interazione con le aziende. In chiusura vi devo elencare gli appuntamenti per imprenditori e manager online. Martedì 23 febbraio, comunicare progetti e valori, ciclo di incontri dedicati al marketing 4.0. Mercoledì 24 febbraio, misure industria 4.0, una grande opportunità per le imprese. Giovedì 25, gestione rifiuti, il decreto legislativo 116/2020, nuove e vecchie regole. Indirizzo mail di riferimento economia@confindustria.it. Non posso fare altro che ringraziare i telespettatori, ovviamente la regia, per la puntuale assistenza. Ringrazio i nostri ospiti in collegamento, Principe Consorti, grazie mille. In studio di Giosafatte, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara. Appuntamento lunedì prossimo alle 21:30.